Simone Fagioli su Osella vince la 59esima edizione della Coppa Nissena per le due manche del percorso, ciascuna di 5.450 metri. Il pilota fiorentino ha impiegato il tempo complessivo di 3 minuti e 50 secondi, imponendosi così per la sesta volta, la quinta consecutiva. Alle spalle di Fagioli, staccato di 3 secondi, il trentino Christian Merli, pure su Osella. Terzo posto per il pugliese Francesco Leogrande, anche su Osella. Fagioli resta comunque secondo nel campionato velocità della montagna, recuperando punti sul leader Christian Merli, che lo stacca di sole 2 lunghezze e mezzo. Nelle altre categorie che non concorrono al CVM, i migliori tempi sono stati fatti registrare dal nisseno Roberto Lombardo su Renault Clio, dal pugliese Vincenzo Pezzolla su Fiat, dal cerdese Salvatore Riolo su Osella. Sì, devo ringraziare tutto il team del lavoro fatto in questi giorni, perché dopo Rieti non è stato facile, abbiamo avuto problemi anche con il motore, siamo riusciti in extremis ad arrivare in Sicilia. Fausto Urmolini ha fatto un gesto incredibile per un pilota, quindi io devo ringraziare tutto il cuore. È arrivato il campionato europeo, siamo in lotta ancora per l'italiano, devo ringraziare anche tutti i ragazzi della squadra perché abbiamo sofferto, però è arrivato il risultato, è quello l'importante, cerchiamo di arrivare in fondo adesso. A Caltanissetta, ospiti d'eccezione Jean Todt, presidente della FIA ed ex direttore della Ferrari in Formula 1, e il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, che sono stati su una delle vetture apripista prima della partenza della seconda manche. Sì, sono qui, c'è un motivo, l'amicizia con Angelo Sticchi Damiani, Carlo Alessi, Rosario Alessi, l'Italia. La C ovviamente e poi la Sicilia, e questa Coppa Nissena fa parte del patrimonio dell'automobilismo internazionale. Siete qua anche per parlare di sicurezza stradale, la FIA sta facendo tanto per promuovere la sicurezza stradale, come? Quali sono i progetti? I progetti già di fare diminuire il numero di morti e di feriti sulle strade nel mondo. Se io prendo solamente la Sicilia c'è un po' meno di 300 morti all'anno, e questo non è accettabile. Dunque si tratta di educazione, di assicurarci che le forze della polizia facciano bene il loro lavoro di controlli. Poi ci sono le infrastrutture stradali e ovviamente anche il livello tecnico e tecnologico delle macchine. E quello che vale in Italia non è che varrà in Africa o nel Medio Oriente o in America Latina.